Bene, come vedete le sorprese non mancano mai, ma io direi a questo punto di tuffarci nello spettacolo, aprendo le danze. No, capo, c'è l'excursus. Cosa? L'excursus biografico. Ma è necessario. Francesco l'ha studiato tutta la notte. Ha fatto delle ricerche. Va bene. Signori e signori, adesso un membro della compagnia vuole omaggiarci con una sua ricerca sulle opere di William Shakespeare, prima di cominciare. Ma fate, è molto timida, perciò incoraggiamolo con un bel applauso. Pronti a farci deliziare con le sue ricerche a materia? Ecco a voi, Francesca! No, guarda, lascia perdere, sono le fotocopie del Bignami di mia nipote. Tieni, qua c'è pagina 23. E questo? Questa. Ah, ok, dovrebbe andare qua. Ecco. Comincio? Sì. Dunque, tema William Shakespeare. Svolgimento. William Shakespeare nasce nel 1564 a Stratford-upon-Avon. Stratford-upon-Avon! Yorkshire. Yorkshire! E il terzo di 8 figli. E è anche il figlio più vecchio di John Shakespeare, un mercante famoso nella zona, e Mary Harden, che era di cattolica. No, cioè era cattolica. Lei sì, lui no, avete capito, eh? Ecco. E nel 1582 sposa Anne Hathaway, non quella carina che ha fatto il diavolo veste Prada e ha vinto l'Oscar nei Miserabili, un'altra. Shakespeare arriva a Londra nel 1588, ma già nel 1592 ha raggiunto il successo come attore drammaturgo. Nel 1608 la sua produzione diminuisce e lui torna a casa cercando di trovare nuove vie di espansione. Sì? Per via della sua prigionia. Là, detta al suo segretario Rudolf Hess, il Mein Kampf, il suo progetto per riportare la Germania all'antico splendore. Dopo aver riconquistato la Renania e l'Austria grazie all'Anschluss, invade anche i Sudeti ed il resto della Cecoslovacchia, oggi Repubblica Ceca. Dopodiché invade la Polonia il 1 settembre 1939, dando così vita alla seconda guerra mondiale. Ma è un bastardo sto paio. Sì, Shakespeare resta a Berlino quando i soldati sovietici entrano in città e si suicida in un bunker con la sua amante Eva Braun. È seppellito nella chiesa di Stratford-upon-Avon. Bene, tieni, prosegui tu, io sono già stufo. Ma dai, sono un po' emozionata. Sono andata bene. Vai, fila, per favore.